E ancora una volta Gubbio, una delle tappe clou dell'Appennino Bike Tour, la ciclovia organizzata da Legambiente Vivi Appennino con la collaborazione di Misura, che ha preso il via in forma itinerante lo scorso 21 giugno e che si snoderà per oltre 3.000 km dalla Liguria alla Sicilia, toccando 300 comuni, 56 parchi e aree protette in 44 tappe totali. Dopo l'inaugurazione nel 2021 delle postazioni di sosta e ciclo-officina con colonnine di ricarica per le bike al Parco del Teatro Romano, quest'anno sono state presentate le due novità: la guida cartacea edita da Mondadori, curata da Sebastiano Venneri con la prefazione di Francesco Guccini, e l'app gratuita Ciclo Appennino, realizzata da Misura, che racconta i punti di interesse, gli eventi e le notizie della ciclovia più lunga d'Italia. Abbiamo già percorso 13 tappe e proseguiamo per arrivare entro il 21 di luglio giù fino a Palermo, attraversando tutta la catena degli Appennini. Stiamo incontrando grande entusiasmo da parte degli amministratori locali e anche da parte dei cittadini, delle associazioni che incontriamo, perché finalmente quello che era 5 anni fa un'idea, un sogno, si sta traducendo in solida realtà. C'è una guida cartacea, c'è un'app gratuita, facilmente scaricabile, ma soprattutto c'è l'imminenza della segnaletica. Da quest'anno c'è un'app che abbiamo messo a punto proprio per rendere la fruizione di questi luoghi meravigliosi più attinente a quelle che sono le esigenze dei turisti, quindi sia tutto l'aspetto enogastronomico, informazioni sui monumenti e quindi per una fruizione lenta del territorio come il cicloturismo ovviamente esige. L'agricoltura, quindi la produzione di cibo, è l'elemento centrale nella ridefinizione o definizione dei paesaggi, e quindi io credo che un legame stretto tra qualità del cibo e qualità dei paesaggi e dell'ambiente sia l'elemento su cui tutti dobbiamo impegnarci. Diciamo che sono legata un po' a tutto quello che ha a che fare col territorio, con la natura, alla salvaguardia del territorio, perché mi sto accorgendo anche tanto veramente che c'è bisogno di fare qualcosa. Ovviamente stando sui ghiacciai vedo come cambiano negli anni e nel tempo, quindi mi sento vicina a questi temi, sono contenta di essere qui oggi per questa pedalata e portare anche avanti un progetto del genere. Durante la conferenza stampa sono stati insigniti della fascia di ambasciatori dell'Appennino Io Gubini, Luciana Senatore, Giancarlo Baldacci e Renato Meniconi, instancabili cittadini che negli anni si sono distinti nella cura gratuita e disinteressata dello spazio pubblico per amore di Gubbio e dell'ambiente. Signora Luciana, è diventata da oggi ufficialmente ambasciatrice dell'Appennino, se lo aspettava? No, mai l'avrei aspettato. Però hanno riconosciuto l'impegno che lei mette nella cura per la città. Hanno per fare quel lavoro lì. Però solo ho paura della multa, perché non c'ho l'acqua. Solo quello ho paura. Però è contenta. Lei e altre persone premiate. Sì, grazie. Ringrazio Gubbio, perché mi piace tanto. E vorrei che Gubbio fosse tutto così. Anche in angoletto, ma nessuno se... Io ho visto Spello l'altro giorno in televisione, è una meraviglia. Ma noi siamo meglio di Spello, Gubbio. La giornata si è conclusa con la pedalata per visitare le bellezze della città di pietra. Dopo Citerna e Gubbio, le prossime tappe saranno Assisi e Cerreto di Spoleto.